tutti, ciao a tutte. Ci ritroviamo per il nostro cammino. Spero stiate bene e vogliamo quest'oggi guardare un dipinto che ci parla di ordinarietà. Sapete, l'ordinarietà, il quotidiano. Il quotidiano sarebbe la vita di tutti i giorni, sarebbe la settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sarebbe la maggioranza del nostro tempo. Noi viviamo innanzitutto nel quotidiano. C'è una definizione che mi colpì molto 2 o 3 anni fa quando la lessi in un libro di Luciano Manicardi, che è un monaco di Bose, una definizione del quotidiano che a me piace tantissimo. Dice così: il quotidiano è ciò che non vediamo. Bello questo. Che cos'è il quotidiano? Il quotidiano è ciò che non vediamo. Perché? Perché il quotidiano è l'ordinario, è quello che capita tutti i giorni, che non ci stupisce particolarmente, non rimaniamo stupiti che il lunedì andiamo a lavorare, che martedì andiamo a lavorare, che mercoledì andiamo a fare la spesa, che andiamo in quel supermercato. Ci andiamo quasi sempre, è cosa ordinaria, abitudinaria, e dunque non ci stupisce, non ci colpisce, passa così. Quasi non lo vediamo, appunto. Il quotidiano è ciò che non vediamo. Non lo vediamo perché non è straordinario, è ordinario. A noi colpisce ciò che è straordinario. Se un giorno andiamo a fare un viaggio, beh, poi lo raccontiamo perché abbiamo visto delle robe, siamo stati a Parigi, abbiamo visto la Tour Eiffel, siamo andati al Louvre, e certo, quello è straordinario, ma lunedì non vediamo la Tour Eiffel, non vediamo il Louvre, e quindi. Difatti è interessante, l'abbiamo già detto altre volte, che ci sono dei giorni in cui corriamo come dei dannati, come quasi sempre, facciamo mille cose, poi alla sera, mentre siamo lì tranquilli, magari telefona un amico, un parente e ci fa la classica domanda: cosa hai fatto oggi? E noi, dopo aver corso tutto il giorno, aver fatto mille cose, a quella telefonata rispondiamo dicendo: oggi niente, oggi niente. È come se avessimo fatto niente. Non è vero, si intende niente di straordinario, le solite cose, ma che sono la maggior parte del nostro tempo. Noi per la maggior parte della nostra vita facciamo cose ordinarie. Ci alziamo al mattino, facciamo colazione, partiamo, andiamo al lavoro, torniamo e al lavoro facciamo più o meno le cose di tutti i giorni e sembra che sia poco. Ecco, il guaio dell'ordinario è che non lo vediamo perché ci sembra poco, ci sembra piccolo, ci sembra poco straordinario. È interessante, in realtà invece nell'ordinarietà, nel quotidiano, noi viviamo la maggior parte della nostra vita e facciamo cose importantissime, perché lavoriamo, che è ciò che è necessario per far girare il mondo e per mantenerci. Mangiamo, quante volte nell'ordinarietà mangiamo cose ordinarie? Piatto di pasta asciutta, una bistecca con l'insalata e una banana. Quante volte pranzo facciamo un pranzo così? E però è ciò che ci mantiene. Noi ci manteniamo non perché una volta ogni tanto andiamo a mangiare pizza fuori, no, ci manteniamo perché tutti i giorni mangiamo cose ordinarie. E pensate quante relazioni viviamo nell'ordinarietà, a iniziare dalle relazioni familiari, che sono sempre quelle, non è che cambia tutti i giorni, ma costruiamo le relazioni dense che ci fanno vivere, o gli amici cari, i compagni di lavoro. L'ordinarietà è la maggior parte della nostra vita ed è ciò dentro cui facciamo ciò che è essenziale, ciò che rende densa la nostra vita. Noi siamo quella roba lì. Bene, allora, il dipinto che vediamo oggi ci parla di ordinarietà, di quotidiano. E allora lo guardiamo. Ecco, è questo dipinto, L'adorazione del bambino, ancora sempre di Lorenzo Lotto. Vedete, il soggetto è abbastanza semplice, c'è Giuseppe Maria col bimbetto, Gesù, e c'è Zaccaria ed Elisabetta, che sono i cugini, con il loro bimbetto, Giovanni Battista. Due coppie con i due bimbi. Sì, poi sullo sfondo ci sono gli angeli, ma sostanzialmente la scena sono queste due coppie con i due bimbi. La cosa interessantissima, a me piace moltissimo di questo dipinto,
e che parla di ordinarietà, nel senso che sono due coppie che vanno a fare picnic con i due bimbi. Vedete che c'è un bosco sullo sfondo al tramonto, davanti a Zaccaria. Vedete che c'è il sole che sta tramontando. Sono andati un pomeriggio a fare una passeggiata nel bosco. C'è tutto il bosco, guardate che bel bosco che c'è sul fondo. E loro sono andati a fare una passeggiata, poi si sono fermati, sono lì seduti sull'erba che cianciano con i bambini che giocano. È una scena proprio ordinaria. Quante volte abbiamo fatto picnic o una passeggiata con amici? Quante volte la faremo quest'estate? Bene, interessante. Noi siamo abituati quando c'è Giuseppe, Maria e il bambino, normalmente è Natale, cioè c'è una capanna col bue e l'asinello, quindi è la scena della Natività, oppure ci sono i pastori, l'Epifania, ecco, in genere è così. E qui invece non c'è capanna, non ci sono i cammelli con i re magi, e qui c'è due coppie, poi abbiamo detto, le abbiamo identificate, ma potrebbero essere due coppie qualunque che hanno ognuno un bimbo e vanno a passeggio insieme. Bellissimo. Questo dipinto ci dice che Gesù Cristo è venuto ad abitare dentro la nostra vita quotidiana, o meglio, è sceso nella vita quotidiana innanzitutto. Non è sceso un attimo, ha fatto un'apparizione ed è scomparso, è sceso ad abitare la vita quotidiana. Pensate ai suoi 30 anni a Nazareth, 30 anni a Nazareth, dove ha imparato a camminare, ha giocato con gli amichetti, poi è andato a scuola, poi ha imparato un lavoro e ha fatto per anni il lavoro. Andava al lavoro, tornava a casa, mangiava, riandava al lavoro. Ha fatto la vita ordinaria. Gesù è sceso seriamente nel tempo e nello spazio e c'è stato dentro. Non ha fatto un'apparizione. E questo ci ricorda che il Signore continua, ora il Signore è risorto, ad abitare la vita quotidiana. Che bello essere credenti, vuol dire affermare che esiste un Dio, ma vuol dire sentire, percepire, credere alla presenza costante del risorto qui, dove io vivo, nell'ordinarietà. L'ordinarietà è abitata da un fatto straordinario, la presenza di Dio, e dunque rende straordinario ogni istante. Difatti nel Vangelo si dice, se anche solo dai un bicchiere d'acqua, fai cose grandi. Quante volte succedono cose meravigliose e grandi nell'ordinarietà? Il credente è colui che testimonia una presenza particolare. E poi c'è un altro aspetto, una coppia nel bosco, ma c'è una cosa strana, c'è un drappo. Vedete che c'è un drappo verde che scende, sembra che scenda dal cielo, perché dove è attaccato questo drappo? Non può essere attaccato a qualcosa. Sembra che scenda dal cielo. Beh, certo, il pittore l'ha messo per dare un po' di evidenza. Sembrava un po' troppo fare Giuseppe Maria il bimbo in mezzo a un bosco, allora gli ha messo quasi un fondale, una scena che li fa emergere. Certo, vuol dire quello, ma a me piace, lo so, è un'interpretazione mia, ma così può aiutare. Piace immaginare questo drappo che scende dal cielo verde, sembra una cascata d'acqua verde, sembra dirci quel bimbo che viene. È una cascata di vita per la tua vita, non è un bimbo in più. E il Signore non è una presenza banale, è una presenza vitale, una presenza che genera vita. Bellissimo, non solo una presenza che genera vita, genera speranza. Bella quella cascata di verde. E poi è interessante i personaggi. Vedete, Gesù è al centro, sicuramente. I personaggi sono la composizione com'è. Vedete, ci sono come due linee, sono messe lungo due linee, due diagonali che puntano verso Gesù. Vedete, sia Zaccaria e Elisabetta sono così e Giuseppe e Maria sono così, quindi Gesù è il centro. Ma poi se guardiamo bene, solo Maria sta guardando Gesù. Maria non solo se lo sta guardando, se lo mangia con gli occhi, se lo mangia con gli occhi e ha un atteggiamento di grande stupore. Lo guarda e guardandolo si stupisce. I due uomini si guardano l'uno l'altro ed Elisabetta sembra guardare Gesù, ma se voi tirate la linea dove va a finire lo sguardo, va oltre i piedi di Gesù. È interessante questa cosa, eh? È curiosa. Gesù è il centro, ma in realtà solo Maria lo guarda, gli altri guardano altro. Questo dice una cosa bellissima. Dice che Gesù viene per tutti, per quelli che
lo guardano e per quelli che non lo guardano, per quelli che si accorgono e per quelli che non si accorgono. È bellissima questa cosa qui. È bellissimo sapere che Gesù davvero sta lavorando oggi per credenti e non credenti, per credenti cristiani e per credenti in altre religioni. Questa è una cosa bellissima che ci deve confortare, ci deve dare molta speranza e ci deve soprattutto animare per essere noi per tutti, capaci di dialogare, entrare in contatto con tutti, perché addirittura noi crediamo che Gesù è già là dove la gente vive, nella diversità, nelle varie diversità. E poi ci sono gli angeli, ecco, noi avevamo parlato degli angeli. Gli angeli sicuramente sono lì adoranti il bimbo, ed è interessante, loro sì, loro fissano profondamente il bimbo, perché gli angeli, credo, sono presenze che ci stanno accanto innanzitutto per aiutarci ad essere credenti, innanzitutto per aiutarci ad essere credenti. E non sono lì per far miracoli, ma per aiutarci ad essere credenti. Cioè per aiutarci ad essere come Maria, Maria la vera credente, che si stupisce, che si stupisce. Forse è questo che dovremmo chiedere nella nostra ordinarietà, di essere un po' più stupiti della fortuna di avere un Dio così, che ci cammina accanto. Abbiamo bisogno di credenti un po' più stupiti, un po' più meravigliati della bellezza della nostra fede. Questo credo che sia un bel miracolo per la nostra, da chiedere per la nostra ordinarietà. E al centro, appunto, abbiamo detto c'è Gesù. Gesù è Giovanni Battista. Giovanni Battista gli porge la croce. E Gesù è come fanno i bimbi, no? Quando gli mostri qualcosa che piace, lo vogliono. Lo voglio. Beh, fa un certo effetto, eh. Gesù che non sta nella pelle perché vuole quella croce lì. Certo, non è un messaggio di masochismo. Gesù non è solo un bimbo in più. Gesù è uno che crescendo ci farà vedere il volto vero di Dio, che è un volto di uno che si dedica totalmente, che non pensa a sé ma pensa a te. Bellissimo, la croce dirà quello. La croce dirà: io sono disposto a dare tutto per voi, faccio pazzie per voi. Quello è Gesù. E difatti è su un drappo rosso, particolarmente rosso, intensamente rosso. È un rosso sangue. E Gesù è quello che viene in terra non per passeggiare, per dare la vita, disposto a dare la vita per te, per aiutarti a vivere. E sarà sempre così. Che bello. E allora è interessante avere un dipinto così che accompagnerà i nostri giorni. Questo è l'ultimo nostro incontro. E poi riprenderemo quest'autunno, ma con la fine di aprile noi ci salutiamo e vi ringrazio per tutte le volte che ci siamo visti, o insomma, abbiamo immaginato, io ho immaginato di vedervi, voi mi avete visto, spero ci siamo aiutati a fare un cammino insieme, io mi sono divertito a fermarmi ogni tanto e raccontarvi alcune cose che mi stanno a cuore, che mi piacciono, alcuni dipinti o alcune vicende della nostra diocesi. Vi auguro una buona continuazione, una buonissima estate, appena arriverà il caldo. E vorrei che questo dipinto, che è l'ultimo che commentiamo, ci accompagnasse in questi mesi. Il Signore davvero è dentro l'ordinario cammino di tutti i giorni, di ciascuno di noi. Tanti auguri e buon cammino.